Quanto possiede in flotta la sua azienda? 139, di cui l'80% venditori, 15% capo area e il resto il management. Quali vantaggi trova nella formula del noleggio a lungo termine? Ma noleggio a lungo termine vuol dire comunque un controllo migliore dei costi, vuol dire anche una serie di servizi legati a vetture, quindi servizio di auto sostitutiva, vuol dire auto leasing, e comunque vuol dire non avere il problema di rivendere le vetture quando non possono più stare in strada. Ci racconta nel dettaglio il suo lavoro e quali strumenti utilizza per aiutarsi a gestirlo al meglio? Io non sono in prima persona un fleet manager, perché comunque sono responsabile acquisti, gestisco anche le auto, mi avvalgo dell'aiuto di un outsourcer esterno. Personalmente seguo ancora la negoziazione delle auto e la scelta dei partner con cui lavorare, poi tutta la gestione day by day operativa delle auto le lascio in mano a questo partner che mi supporta in questo servizio. Come sta affrontando il tema ecologico nella sua azienda? Ci racconta un esempio concreto? Tema ecologico su diversi fronti. Abbiamo iniziato recentemente, fine 2007, abbiamo lavorato invece fortemente nel 2008 e continueremo a farlo, semplicemente dal fare attenzione a ciò che il mercato offre, quindi auto nuove con sempre minore emissione di CO2, quindi prendere modelli che hanno minore emissioni senza fare downsizing della potenza. Tutte le auto hanno il FAP e principalmente sono queste le attività. Poi facciamo anche attività legate all'ambiente, più relative ad esempio attività di mobility per gli associati dell'azienda, i dipendenti dell'azienda, inserendo per esempio carpooling o navette aziendali. E poi partecipiamo per esempio a progetti con quattro ruote 10x10, con il quale ci impegniamo a avere flotte che mettono ogni anno meno 10% di CO2, e poi progetti con esempio partner di tipo Arval, con cui facciamo progetti per esempio Ecopolis e Metrobosco, dove andiamo a piantumare tanti alberi quanti servono per emettere meno CO2. Quest'anno per esempio avremo un progetto di emettere meno 10% di CO2, piantumeremo in Costa Rica piuttosto che nell'Interland milanese. E poi siamo in continuo contatto per esempio col comune di Essago, il comune di Pavia, perché noi proveniamo da Pavia, la provincia di Milano, per vedere e studiare insieme progetti sempre più ambiziosi. Come internet migliora il suo lavoro? Comunque spesso sono collegata con i siti relativi alla mobilità, siti della regione, siti della provincia, sicuramente per tenermi in contatto, per fare l'expertise e quindi per condividere opportunità, principalmente questo.